di nuovo in studio, siamo con l'avvocato Giovanni Santovito. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Con utenti continuiamo questa camminata nell'ABC dell'olio extravergine d'oliva. Noi siamo pugliesi, produciamo il miglior olio in Italia sicuramente, in Europa io direi, mi embargo proprio nel mondo. Ma ci sono delle cose che mi rendo conto che non conosciamo assolutamente, perché ci portiamo dietro un retaggio culturale che evidentemente con il tempo è cambiato, perché ci sono delle ricerche, perché ci sono degli studi, perché ci sono delle analisi più particolari, no? Certo, noi stiamo dando un po' quelle che sono le informazioni di base. Siamo graziati perché abbiamo un'isola felice qui in Puglia, perché ovviamente nel Nord Barese abbiamo una qualità di olio, poi ne parleremo magari successivamente, io soprannomino il barolo di olio, nel senso che è un olio così qualitativamente alto all'origine che pur maltrattandolo praticamente mantiene le caratteristiche organolettiche sempre di eccellenza. Parlando proprio della conservazione, quindi questo è il periodo migliore per fare continuità alle latte, quelle da 15, da 20, da 30 litri, per riversare l'olio. Col primo caldo, adesso che cominciano le prime giornate calde, esatto, conviene. Anche perché lì, cioè, poi bisogna anche dire che, per esempio, dove va conservata questa latta, dove va tenuta? In casa, fuori, al sole, alla luce, il contatto con il calore, se è messo al sole. La luce magari nella latta non arriva, però sicuramente ne arriva il calore. Quindi come va anche conservato? Allora, noi abbiamo detto la volta scorsa che è meglio noi, quindi sicuramente un contenitore che non rilasci alcun tipo di odore. Certo. Tant'è vero che si parlava prima di nostri difetti diffusi anche nell'olio e il ferro, perché paradossalmente anche il contatto col metallo ferroso, quindi cosiddetto sentore di metallico, viene assorbito dagli oli. Quindi sempre dell'idea che il miglior modo, il miglior contenitore sia quello di vetro. Non lo so, il vetro è sicuramente quello migliore in assoluto, perché non rilascia alcun tipo di sapore, anche se oggi per economia si utilizzano anche la cosiddetta banda stagnata, che ha una sua durata, ma se per le lunghe conservazioni, in realtà quando parliamo invece di grossi quantitativi, cioè silos e quant'altro, lo stagno può dar luogo a dei difetti, cosiddetto settore di cetriolo, dicono gli assaggiatori, che è tipico della banda stagnata. Però se parliamo di lattine, diciamo, con un consumo abbastanza ravvicinato dal tempo, vanno bene anche le lattine. Diciamo assorbe gli odori, poi ha altri aspetti che non può sopportare: sbalzi di luce e sbalzi di latta. Allora, dove conservarlo? Sicuramente lontano dalle fonti, sbagliato metterlo, immagino, la bottiglia vicino al fornello in casa, oppure tenerla vicino al forno, magari sotto un contenitore. È vero che noi lo utilizziamo, devo bisogno averlo pronto a disposizione, però allo stesso tempo mettiamolo in un luogo che sia il più possibile lontano da fonti di calore quando l'abbiamo in casa. Se l'abbiamo invece all'esterno, cerchiamo al contrario di trovare un luogo dove non si ha una... appunto dal sole, che sia sempre... Che non sia dal sole, nello stesso tempo non sia nemmeno... non vada nemmeno, voglio dire, il raffreddamento durante l'inverno. Perché al contrario dà un processo anche in quella direzione lì di alterazione della sua tenuta. Tant'è vero che quando si ha un olio che viene pure a bassa temperatura, non so se qualcuno ha notato, si creano delle specie di grumi, sì, che rimangono al suo interno, poi quando si ridisciolgono e viene riportato alla temperatura ambiente, si nota che l'olio poi perde quell'opacità, cioè precipita la parte sospesa, quella di cui parlavamo. No, questo è un fenomeno che non ho mai sperimentato, quindi non... Però ecco, è bene evitarlo a monte, chiaramente, immagino. Un'altra cosa volevo ricordare rispetto a quello che ho detto la volta scorsa, e cioè se è filtrato è meglio non filtrato. Il non filtrato è sicuramente un olio che dura un po' meno nella conservazione, però è anche la cartina del tornasole per vedere se un olio è fresco, perché nel filtrato noi vediamo un olio sempre comunque limpido, nel non filtrato c'è poco da giocarci, perché comunque se c'è la particella sospesa è ancora opaco quell'olio, c'è comunque come dire, è un tempo ravvicinato rispetto a quello di estrazione, non c'è stato quella sedimentazione, per cui valgono le due cose.
conservarlo per lungo periodo, qualitativamente meglio l'extravergine. Ma siccome l'extravergine è un prodotto che comunque va consumato il più possibile giovane, se noi troviamo un non filtrato, vediamo che mantiene la sua caratteristica di non filtrato, è vero che potrebbe dar luogo a dei difetti, come dicevamo la volta scorsa, però è anche vero che non inganna sotto il profilo della distanza di tempo da quando è stato lavorato, estratto. Magari lo assaggeremo qui in trasmissione con il sistema, quello così come lo chiamano gli strumenti, ce li hai tutti. Sì, la prossima io volta ti magari lo portiamo. Con dentro trasparente, certamente. Così facciamo vedere anche l'intensità di quest'olio e magari vedendolo concretamente riusciamo a capire qualcosina in più a riguardo. Ultima cosa, tenere la luce. La giara l'abbiamo vista la volta scorsa, già gli antichi conoscevano, il fatto di mettere in un contenitore cieco e quindi conservarlo anche dagli sbalzi, perché anche la luce qui dà luogo dei processi che accelerano l'ossidazione. Poi le giare sono quelle che poi internamente sembrano abbiano diciamo una parete di vetrosa. Esatto, sì, quelle nuove adesso grande. Sì, all'epoca non erano così, ma per cui proprio isolano completamente sì. L'olio. Io comunque suggerisco pur sempre il vetro oppure anche la stessa lattina, abbiamo dei grossi problemi di conservazione. Altra cosa, secondo me, un consumatore dovrebbe sapere e sono, non vorrei deviarvi molto, ma alcuni numeri, alcuni dati per capire dove ci troviamo. Se la regia può mandare lo schema, quello delle quantità, ecco, beh, nel mondo all'incirca, questi sono dati molto approssimativi, si producono mediamente 1.700.000 di questo 1.700.000 il 75% lo produce la parte europea, considerato che poi c'è il Mediterraneo, c'è la parte anche dei paesi di Sicilia eccetera, che hanno comunque delle produzioni, insomma si può dire quasi la totalità del prodotto dell'area mediterranea. Di questo 75% più della metà, quasi la metà lo fa l'Italia, il primo produttore mondiale era più l'Italia, ma si sono superato dalla Spagna anche qualche anno, però diciamo che l'Italia rimane ancora beh, di questo 37% che noi produciamo, il 40% mediamente dal 35 al 40 in realtà lo produce la Puglia. Possiamo dire che quasi il 70% viene prodotto fra Puglia, Calabria e Sicilia, quindi è nel sud Italia e nella nostra area che si produce la quasi totalità degli oli extravergini. Beh, vabbè, ma voglio dire, è notorio adesso, prescindere, io non so neanche se quegli alberi producono ancora olive, però sono famosissimi gli alberi di olivo antichi. Sono, come dire, un patrimonio paesaggistico eccezionale, meraviglioso. Sono arrivati poi a diventare, insomma, anche se hanno un'oliva che produce un olio. No, non è che non è più buono, hanno dei metodi di raccolta che sono un poco più arretrati. Oggi la raccolta va fatta proprio per evitare il processo di oscillazione. Entro le 48 ore, ma ormai anche già nelle 24 ore, si lavora l'olio, che viene distaccata la drupa dell'oliva, va portata poi subito immediatamente in frantoio per la lavorazione, altrimenti fermenta. Poi questo lo vedremo quando vedremo le caratteristiche. Dire che la presenza di questi tronchi secolari fa capire da quanto tempo i nostri contadini si occupano di da secoli avanti Cristo che la nostra area è interessata dalla... Certo, è l'area per vocazione più olivetata del mondo. Però voglio dire, la nostra terra, proprio come condizione, il fatto che abbia questi tronchi secolari, significa che nel sud Italia è proprio il marchio del nostro territorio. Esatto. Il marchio. Vediamo questo paesaggio argentato da queste piume di olivi paesaggisticamente sono veramente. Sai che io non so se sicuramente come avvocato di un'associazione consumatori lo saprà, sai che un po' di anni fa ero ascoltato.
scoppiata la mania di far rubare questi tronchi, sì, sì, e poi trasferirli mille, ovviamente in un certo livello, perché c'è un divieto di estirpazione, è stata poi emanata, sì, ma è stata emanata proprio, cioè, perché è anche pesantemente sanzionato, perché era diventata proprio una moda, sì, far rubare questi tronchi. C'era un mercato di questi alberi, di questi olivi secolari che venivano, invece ci sono delle tutte le paesaggistiche ormai per questi oliveti secolari che hanno una caratteristica del territorio che non può essere venduta. Infatti, no, vengono utilizzati proprio come abbellimento, diciamo, della villa. Certo, sono un periodo in cui vanno tuttora di moda e vengono anche molto ben pagati. Io farei vedere adesso, quando andiamo sulla... ecco, ancora di qua possiamo dire che poi nelle pugliese la metà arriva dalla nostra provincia, quindi è stato un cuore, la zona più ad alta densità di produzione. E mi arrabbio di guardate nel frantoio dietro casa, perché ce l'avete ogni angolo di casa, e approvvigionatevi di un prodotto eccellente. Certo, molto molto inferiore rispetto magari a un prodotto anonimo di oli mediterranei che non si sa da dove provengono. Ma sai che con la dottoressa Andrea Spinazzola abbiamo parlato di questo un po' di tempo fa, e lei denunciava proprio il fatto che adesso arrivano questi prodotti, ci sono questi prodotti sul mercato proprio di oli, di olio, e diceva, mi raccomando, non comprateli, perché qui c'è una direttiva che evidentemente poi a livello legale, parliamo a livello europeo, sicuramente sarà il Parlamento europeo che dovrà intervenire a tutela della produzione dell'olio. Arrivano appunto da questi paesi esteri, da questi paesi, sì, diciamo che tutela c'è, orientali, non si sa però poi di base che cosa c'è dentro, come vengono fatti, come vengono, hanno un costo molto più accessibile, uno che non ha la più pallida idea, guarda il costo tirato dal costo, legge olio d'oliva e compra, ma non è sempre così. Non è sempre così, non è che dobbiamo però sfatare anche un mito, non è che sempre ciò che arriva dall'estero è peggio di ciò, no, che si però può, pur tuttavia, ma pur noi tuttavia ce l'abbiamo in casa, abbiamo esattamente delle qualità che non sono riproducibili altrove, e questo è importante, ecco perché poi io mi insisto molto sul fatto, memorizziamo il gusto, impariamo a conoscerlo, perché poi nessuno ci potrà ingannare con un olio che non ha, non ha un gusto se abbiamo memorizzato questo, quali sono i gusti. Questo è come il ciabattino, lo scapparo, come dice, che va con le scarpe rotte poi alla fine, cioè noi abbiamo una produzione stellare di uno dei migliori prodotti al mondo, poi magari andiamo a comprare questa roba qui che... Sì, per pigrizia, per pigrizia andiamo a prenderci, no? È la stessa cosa come un vino, può prendere un vino nel Tetra Pak o si può prendere la bottiglia selezionata. Siccome noi stiamo in una zona dove bottiglie selezionate ci abbiamo dietro l'angolo di casa, trovo stupido andare a comprare un prodotto di fascia bassa quando allo stesso prezzo, magari di più, di quello che c'è di eccellenza che abbiamo veramente dietro l'angolo. Parleremo comunque anche della produzione del vino, della nostra terra. Direi un'altra cosa, vediamo come lo troviamo su un scappare sul mercato. Ecco, io questo avevo numerati, ci trovo numerati perché facevo un giochino poi quando facevamo con i bambini, spiegavamo un po' gli oli sugli scappari, questi slide che ho preso da questo lavoro che avevo fatto. Beh, Giovanni, non abbiamo più tempo, che facciamo? Che facciamo? Lo diciamo molto velocemente, sì. Con questa immagine abbiamo vetro cieco, vetro uvia e dattine, e poi le spieghiamo la prossima volta. Anche questa è una cosa che io non sapevo, questa differenza relativa al vetro, ci sarà un perché anche per questa cosa
poi capiremo qual è il tuo problema. Giovanni, io ti ringrazio. Veramente. Grazie a voi. Facendo con te un viaggio che io spero sia interessante anche per le nostre amiche, io lo trovo davvero molto interessante. Continueremo questa meraviglia, una conoscenza più approfondita di questo ora di questo che è la nostra. Ti ringrazio dell'associazione. Io ringrazio voi. Grazie Giovanni.